Buongiorno a tutti. Lascio la parola al direttore per l'appello in modo da aprire questo consiglio odierno. Ringrazio tutte le presenze giovani che ci sono oggi in questa sala, che sicuramente danno un'atmosfera diversa a questo ambiente. Grazie di essere qui, ragazzi, veramente, grazie. Lozzi Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. 8 assenti. 11 presenti, 8 assenti. Io tanto interromperò il consiglio. Allora, 15 presenti, ci sono 9 assenti più la presidente, ed è giustificato il consigliere Tosatti. Non nominerò scrutatori, oggi non ci sono atti in votazione, questo è un consiglio particolare, penso che la presenza dei giovani in quest'aula lo faccia ben comprendere e vi spiego un po' come, perché siamo qui. Ho ricevuto una proposta per un consiglio straordinario dal gruppo dei 5 Stelle, dal gruppo di maggioranza, un consiglio che per la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, discussione sui principi sanciti dalla Convenzione ONU. Quando io ricevo una proposta di consiglio straordinario ho 10 giorni di tempo per organizzarlo e devo dire che sono stata molto contenta perché abbiamo avuto un esperimento simile lo scorso anno, molto bello, molto toccante, perché siamo sempre qui noi, i soliti 4, 5, 10, 15, 24, quanti siamo, a parlarci addosso, a dirci le solite cose, il dibattito consiliare che è quello di sempre dei gruppi, dei partiti. Sarà bello vedere oggi invece un tipo di dibattito, spero completamente diverso, portato avanti da giovani. Quest'idea non potevo non accoglierla. Io ringrazio chi l'ha avuta. Trovo che sia un'iniziativa veramente bella, degna di questo consiglio, quindi anche quelli delle opposizioni che erano nella capigruppo l'hanno accolta e abbiamo buttato giù uno schema di consiglio per oggi, perché è un consiglio straordinario, i ragazzi non vedranno quello che in genere succede. Che succede? Nel consiglio si portano atti, proposte che devono essere realizzate dalla giunta municipale e si votano. C'è un dibattito, vengono presentate, vengono discusse, alla fine ci sono dichiarazioni di voto e si vota. Sarebbe bello vedere un giorno fare voi queste cose, perché partecipare alla vita politica è qualcosa di veramente importante, è qualcosa che è un segno di maturità, è un segno di maturità che può essere una maturità di tipo diverso secondo le diverse età. E quindi è bello vedervi oggi qui, veramente. Io sono piuttosto commossa, devo dire, perché lì ci potrebbero essere i miei figli e i miei nipoti ed è bello vedervi lì. Mi piacerebbe vedere i miei figli allo stesso posto in cui siete voi. Che dire, il consiglio verrà svolto in questo modo perché abbiamo una scaletta tipica per i consigli di questo tipo e quindi vi dico subito come funzionerà.
perché non è prevista mai la partecipazione e la parola durante il consiglio a persone che non sono, cioè parola data a persone che non sono consiglieri. Quindi vi spiego come succederà, come accadrà oggi, la dinamica del consiglio qual è, per far sì che i ragazzi possano portare la loro voce. Ci sarà una presentazione, diciamo un benvenuto e un po' diciamo un'introduzione dell'assessore alla scuola e alle politiche giovanili De Santis. Lascerò la parola, se lo vuole, anche al presidente della commissione scuola, perché da lì arriva l'iniziativa, e interromperò il consiglio. Io farò sedere qualcuno qui al mio posto, voglio un presidente giovane, preferisco sedermi lì al vostro posto, e un presidente giovane che non deve avere paura, perché verrà aiutato dall'ufficio consiglio, che vi assicuro sa come tenere un consiglio e potrà dare tutti i suggerimenti in merito, e lasceremo la parola a voi ragazzi, in modo che possiate esprimere quello che sentite di esprimere in merito a questi principi sanciti dalla Convenzione ONU. Al termine del vostro dibattito, se avrete proposte, fatele. Al termine del vostro dibattito io riaprirò il consiglio, voi tornerete di là e di qua torneranno i consiglieri. Lascerò la parola ai gruppi consigliari. Un intervento a gruppo è facile, è penalizzato solamente il gruppo di maggioranza, perché sono in tanti e parlerà solo uno. Per gli altri due gruppi abbiamo il gruppo Fratello d'Italia e il gruppo PD, che potranno fare il loro intervento in merito, e alla fine ci sarà, diciamo, sicuramente avrebbe voluto presenziare la presidente Lozzi, oggi è in tutt'altre faccende affaccendata, perché siamo con un assolutamente stiamo sgombrando le famose villette abusive dei Casamonica, che sono all'Arco di Travertino, voi sapete, no? Quello che c'è lì, spaccio, droga, e oggi c'è la prima demolizione in corso, un evento grande, per cui io penso che la presidente e la sindaca siano scusate oggi per questo evento così importante. Quindi è stata delegata l'assessore De Santis poi a terminare al posto suo, ma penso che la sua presenza sia altamente perdonata, non perché voi non siate importanti, ma insomma la storia di Casamonica la conosciamo tutti in questo municipio. Allora io lascio subito la parola all'assessore De Santis per il suo intervento. Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti, non solo ai consiglieri adulti effettivi, ma anche ai futuri consiglieri studenti delle nostre scuole territoriali, che oggi hanno accolto la nostra proposta di venire qui a partecipare a questo consiglio straordinario che abbiamo dedicato al 29esimo anniversario della firma della Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è avvenuta per l'appunto il 20 novembre del 1989. E in questa importante occasione abbiamo voluto riservare uno spazio particolare a chi di questi diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è portatore ogni giorno, a partire dalle nostre scuole. Qui porto non solo i saluti della nostra Presidente, ma anche quelli di tutta la Giunta, perché porre al centro di una visione di governo quelle che sono le esigenze delle giovani e giovanissime generazioni significa progettare un governo che non si ferma al presente, che non si limita alla contemplazione del passato, ma che è proiettato strategicamente verso il futuro. Un futuro del quale voi, soprattutto, ragazze e ragazzi delle nostre scuole, siate parte integrante attiva. Come diceva la Presidente Zitoli, la nostra Presidente insieme alla Sindaca di Roma Virginia Raggi, oggi sono impegnati in questo importante
intervento in difesa della giustizia e della legalità. È un'iniziativa importante anche e soprattutto per voi ragazze e ragazzi. Infatti in quel quadrante, siamo proprio dietro Via del Quadraro, esistono ben 4 istituti scolastici che raccolgono bambini dalla scuola dell'infanzia fino ai ragazzini della secondaria di primo grado. Non solo, ci sono centri sportivi municipali e c'è anche un centro ludico educativo, una ludoteca comunale, una di quelle iniziative che il nostro municipio sostiene attraverso finanziamenti dedicati, che sono i finanziamenti di quella legge particolare, la legge 285 del 1997, che è una legge che prevede misure positive a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi stiamo tutelando un territorio proprio per restituirlo alla libera fruizione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze del nostro territorio. E veniamo quindi a questa giornata così particolare. Da dove viene questa giornata? Perché abbiamo deciso proprio quest'anno di organizzare un consiglio straordinario? Perché ad aprile di quest'anno la nostra Assemblea Capitolina, quindi il governo cittadino di Roma Capitale, ha aderito al programma UNICEF Città Amiche delle Bambine, dei Bambini e degli Adolescenti. Si tratta di un'adesione importante che è stata per l'appunto ratificata mediante una deliberazione di Assemblea Capitolina, la numero 35 del 2018, che poi ha visto scaturire tutta una serie di ulteriori passaggi normativi, fino ad arrivare ad una nostra direttiva municipale con la quale abbiamo per l'appunto deciso di iniziare simbolicamente, programmaticamente questo anno consiliare che corrisponde poi all'anno scolastico attraverso un momento di riflessione centrata proprio sulla prospettiva dei più giovani, perché riteniamo che un municipio, quindi una città che sia in grado di dare cittadinanza piena alle generazioni più giovani sia sicuramente una città amica di tutti. Il programma UNICEF prevede una serie di passaggi che nascono da una consapevolezza, e cioè il riconoscimento che le trasformazioni accelerate che negli ultimi 30 anni hanno caratterizzato le società moderne, in particolare le società occidentali, hanno comportato un focus centrato via via verso gli elementi territoriali ultimi, ovvero le città. Il processo di decentramento, un processo in atto che questa amministrazione sostiene fortemente, è incentrato sul principio di sussidiarietà, per cui chi è più vicino al territorio è il primo che interviene nel governo del territorio. Naturalmente chi è più vicino da tutti i punti di vista al governo territoriale, quindi anche a partire dalle generazioni più giovani che quel territorio lo vivono tutti i giorni. Nel frattempo è entrata anche la mia collega, l'assessora alle politiche sociali, Veronica Mammì, che parteciperà con noi al consiglio di oggi. Ora, l'UNICEF prevede una serie di passaggi, si tratta in particolare di una strategia in 9 passi, e il primo dei quali è quello della partecipazione, cioè il percorso di partecipazione, che è il primo dei 9 passi, delle 9 misure attraverso le quali si costruisce una città a misura di bambini e di adolescenti, ed è il motivo per il quale siamo tutti qui oggi, ed è il motivo per il quale le scuole del nostro territorio sono state chiamate a prendere parte ad un percorso che nel consiglio di oggi vede l'esplicitazione di una tappa intermedia all'interno di un processo che è un processo ben più ampio. La partecipazione dei bambini e degli adolescenti all'elaborazione delle politiche che possono riguardarli non è soltanto un principio, ma all'interno del programma delle città amiche diventa un metodo di lavoro che deve abbracciare tutto il percorso. Per garantire che i minori, ricordiamo che i minori, pur essendo titolari di diritti, di fatto non hanno la capacità di agirli questi diritti e li agiscono attraverso quelli che sono i loro tutori, in genere i genitori.
voler dare invece alle bambine e bambini, alle ragazze e ragazzi un protagonismo attivo, un ruolo centrale, significa volerli in qualche modo rendere protagonisti attivi nell'esercizio di quei diritti che al compimento del 18° anno d'età saranno poi effettivamente nella piena loro disponibilità. Quali sono i quattro elementi caratterizzanti di questo percorso? Intanto uno spazio sicuro e inclusivo nel quale poter elaborare ed esprimere le proprie opinioni. Spazio sicuro e inclusivo che è la scuola, spazio sicuro e inclusivo che possono essere altri spazi con queste caratteristiche. Il percorso di preparazione del Consiglio di oggi, ad un certo punto la Presidente cederà proprio la parola ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, per cui il Consiglio si sospenderà proprio per dare a loro la possibilità di sedere in questi banchi, è stato preparato attraverso una serie di incontri che hanno visto il coinvolgimento di tutte le scuole superiori del territorio attraverso i loro rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio d'Istituto o in seno alla Consulta, più una classe intera di una delle scuole del nostro territorio che da anni lavora proprio sulla Convenzione ONU e sul programma UNICEF. Questo percorso si è svolto all'interno di uno dei centri di aggregazione giovanili municipali, in particolare il centro di aggregazione Scolè, che non a caso porta questo nome. Scolè, infatti, da cui deriva la parola scuola, in greco vuol dire tempo libero, cioè un tempo libero da che cosa? Dalle incombenze materiali e quindi destinato ad affinare il proprio percorso di crescita, un tempo che ognuno di noi può riservare a sé, è il tempo libero che la nostra Costituzione, in applicazione anche dei diritti fondamentali dell'uomo, riconosce ai minori, che infatti possono all'interno del percorso nelle scuole, all'interno dei percorsi di socializzazione, curare il proprio sviluppo, senza essere per questo costretti a dover provvedere alle proprie esigenze materiali. Un supporto e un aiuto per esprimere le proprie opinioni. In questo senso il supporto a scuola lo ricevono ovviamente dagli insegnanti, dalla comunità scolastica, a casa, dai genitori. Nel percorso che i ragazzi hanno svolto, lo hanno avuto dagli educatori professionali che quotidianamente animano per conto del municipio i centri di aggregazione giovanile. L'ascolto da parte degli adulti, delle considerazioni espresse dai minorenni. Siamo noi oggi tutti qui, i consiglieri in primo luogo, ad ascoltare attivamente quelle che sono le vostre opinioni. I punti di vista dei minori devono essere accolti, non solo ascolto attivo, ma anche accoglimento. Ciò non significa che tutte le proposte debbano essere accolte, significa però che tutte debbano essere attentamente valutate. È questo infatti uno dei diritti dei bambini e degli adolescenti ed è sancito dall'articolo 12 della Convenzione ONU dei diritti del bambino e dell'adolescente. Infatti questa convenzione all'articolo 12 esplicita che venga garantito al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni del fanciullo, essendo debitamente prese in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Proprio per questo, attraverso una memoria di giunta che abbiamo approvato ieri, abbiamo riconosciuto dignità istituzionale al coordinamento territoriale dei rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del municipio VII, per un municipio amico delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. È infatti il primo passaggio formale di questo percorso di cui vi avevo parlato, cioè il coordinamento dei rappresentanti degli studenti medi. Perché proprio siamo partiti dagli studenti medi, dalle secondarie di secondo grado? Perché è il primo grado di scuola in cui si esercita una vera cittadinanza, in cui si esercitano i diritti politici. È vero, non si esercitano a livello civico, si esercitano però all'interno di quella comunità, di quella polis,
primis, che è la scuola. E infatti le ragazze e i ragazzi per la prima volta, non appena si iscrivono a una scuola superiore, possono esercitare il diritto elettorale attivo di scegliere i propri rappresentanti e passivo di candidarsi per rappresentare i propri compagni e le proprie compagne all'interno dei consigli di classe. Dove assessore De Santis? Sì, allora, spiego... È straordinario tutto o no? No, lei ha 10 minuti perché siamo in consiglio. Allora, io spiego anche questa cosa, ragazzi. Questo perché è importante un consiglio? Perché ci sono delle regole? Perché bisogna anche imparare ad essere concisi. Io, ormai noi tutti conosciamo l'assessore De Santis, quando prende la parola può andare avanti. Però i tempi esistono ed è una cosa che allora fa capire anche a voi il dibattito politico come avviene. La sgrido in maniera... Le chiedo di... Presidente, in accoglimento del suo invito, separerei proprio, perché siamo arrivati al momento giusto per dare la parola agli studenti, separerei il mio intervento in due parti, riprenderò la parola dopo, perché è importante concludere invece questo percorso, e quindi adesso, col vostro permesso, darei la parola a chi mi deve seguire, prenotandomela però per il turno successivo. Grazie. Allora, spieghiamo anche a loro che non lo sanno, l'assessore può partecipare, può aprire la discussione da regolamento e può concludere, l'assessore è il relatore di un certo argomento. E quindi questo io lo concedo da regolamento, però i 10 minuti facciamoli essere sacri, gliene ho dati 2 in più. Allora, se vuole il presidente della commissione scuola che... mi aveva chiesto la parola, consigliere Giannone, anche a lei chiedo il rispetto dei tempi. E compenserò l'ulteriore tempo preso dalla assessore De Santis riducendo il mio. Allora, intanto faccio questo intervento solo per presentare le motivazioni di questo consiglio straordinario, un consiglio straordinario che ha come tematica appunto una... La giornata odierna di celebrazione di questa data importante, e quindi abbiamo voluto celebrare la giornata di celebrazione dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza in un modo un po' diverso. Abbiamo fatto una cosa simile 2 anni fa che è riuscita molto bene, e quindi insieme all'assessorato politiche giovanili, scuola, cultura e all'assessorato politiche sociali abbiamo voluto ideare in qualche modo un'iniziativa che fosse partecipativa e che potesse essere realmente un momento concreto di discussione su queste tematiche, e quindi oggi in questo consiglio noi abbiamo invitato appunto le parti in causa, coloro che in qualche modo devono poter dire la propria opinione su questo argomento, più che sentire le nostre opinioni che in un certo qual modo sono più o meno ormai sempre le stesse nelle modalità più usuali. Ciò nonostante, alla fine della discussione sarà anche interessante sentire un po' trarre un po' le conclusioni da questa partecipazione e da questo dialogo. Per cui io volevo semplicemente così motivare la richiesta di questo consiglio proprio per avere un momento ben definito nel tempo e nello spazio in cui si potesse discutere insieme agli attori di questi diritti, a coloro che in qualche modo a coloro ai quali la Convenzione riconosce questi diritti, una discussione sul tema. Pertanto do il benvenuto ai ragazzi che hanno volentieri colto questa occasione di partecipazione, e lì lascio la parola per evitare di allungarmi ulteriormente e quindi per poi entrare nel merito del Consiglio. Grazie. Bene, grazie per il recupero. Allora, io come detto prima, quando illustravo la scaletta, adesso interromperò il Consiglio in modo che possano sedere i ragazzi al nostro posto, uno di voi sederà al mio posto.
coadiuvato dall'ufficio consiglio, c'è qui la dottoressa Amato e le sue assistenti che assolutamente sono in grado di supportarvi. E noi siederemo di là e voi siederete di qua. Una sola cosa devo dire, c'è un video, ci sono delle riprese, quindi per quanti di voi non sono maggiorenni, io avrei bisogno di una liberatoria. Non so se l'avete già preparata e firmata, e se siete disponibili per noi va bene, vi lasciamo il nostro posto subito e ascoltiamo i vostri interventi. Avete capito che c'è un tempo per gli interventi, io non so quanti di voi parleranno, vi chiedo di non, insomma, di rispettare più o meno, in genere la durata è di 10 minuti, io immagino che saranno interventi più brevi, lo immagino così, ma spero che insomma non siano lunghi oltre misura, in modo da poter dar modo a tutti quelli di voi che vogliono parlare. Poi alla fine riaprirò il consiglio, quando voi avete finito sentiremo le vostre proposte e lascerò la parola ai gruppi consigliari. Allora interrompo qui, cambio. Invito tutti i giovani consiglieri a prendere il proprio posto. Così sente meglio? Ok, grazie. E, diamo inizio al consiglio dei giovani. Mi presento, io sono Laura Coppi, sono il rappresentante d'istituto in consulta del liceo Bertrand Russell e siamo molto felici di poter partecipare oggi a questa riunione in occasione della giornata internazionale dei diritti del fanciullo. Cedo subito la parola ai delegati del liceo Augusto che andranno a parlarci di alcuni articoli della convenzione. I primi a parlare sono Giacomo e Marcello e ci parleranno dell'articolo 32, no 31, scusate, prego, avete la parola. Buongiorno a tutti, sono Marcello Galisai del liceo Augusto, seconda G. Insieme ai miei compagni oggi volevamo portare all'esame degli articoli della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare io e Giacomo abbiamo portato l'articolo 31 che dà il diritto ai ragazzi a giocare e proprio a questi fini volevamo parlare della condizione odierna dei parchi. Infatti noi da fanciulli andavamo molto spesso a giocare nei parchi, penso noi come tutti quanti voi, ci piaceva molto giocare a pallone, a pallavolo, a qualsiasi gioco ed era bellissimo perché proprio in un parco ho imparato che siamo tutti uguali, non vi è differenza per il colore della pelle e che bisogna rispettare chiunque perché alla fine non importa quale sia il risultato, ma importa che si stia insieme e ci si diverta. Questo sentimento di puro divertimento, secondo noi, si sta un po' perdendo nelle nuove generazioni, ma non solo per il telefonino che ormai viene usato come capro espiatorio per ogni male, ma anche per la condizione stessa dei parchi, che negli ultimi anni è veramente grave. Infatti troviamo parchi sporchi, bistrattati e non curati, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore vengono usati come piazzi di spaccio da spacciatori e piccola criminalità organizzata. Per questo abbiamo da noi Giacomo Silva che voleva portarci una sua testimonianza. Grazie Presidente. E io volevo parlare appunto della mia esperienza. E dovresti accendere il microfono. Grazie. Ok. E un quartiere appunto qua vicino. E in questo quartiere non vi è la presenza di alcuna area verde, ma qualche anno fa eravamo tutti entusiasti perché c'erano dei lavori per la costruzione di un parco. E il progetto prevedeva appunto la costruzione di un parco sopra a dei box e questo parco non è stato mai aperto, quindi tutti abbiamo pensato che fosse stato costruito solo per avere il permesso per costruire questi box sotto e tutti del quartiere riteniamo che sia un nostro diritto avere un'area verde nel quartiere e non sia giusto appunto che questo parco rimanga chiuso e i bambini, che appunto questo parco si trova anche vicino a una scuola elementare,
non possano recarsi lì per giocare. Quindi, ai fini dell'articolo 31 della Convenzione, riteniamo sarebbe opportuno stanziare fondi per la riqualificazione dei parchi, applicando su di essi un maggiore controllo, rendendoli attrezzati, ove non ci fossero giochi altalene, garantendo e controllando la sicurezza dei ragazzi e la stabilità delle strutture già presenti, o almeno mantenendo un'area verde e pulita. Grazie Presidente. Grazie Giacomo, grazie Marcello. Adesso Tommaso ci parlerà dell'articolo 32. Prego. Volevo parlare in particolare, no, va bene così. Volevo parlare in particolare di un problema. Infatti non ricevono una giusta educazione, sono sfruttati per un lavoro illegale, cioè l'accattonaggio, oppure ancora peggio il furto. Per riuscire a integrare questa parte della società con il resto della cittadinanza, c'è bisogno di un'inclusione prima di questi giovani e poi, e sarà naturale, l'inclusione anche degli adulti. Prima di tutto vanno portati a scuola questi ragazzi, perché molti non vanno a scuola e le autorità sono indifferenti nei confronti di questi ragazzi che appunto girano nella città senza uno scopo ben preciso. Quindi io ho pensato a tre provvedimenti che sarebbero quelli giusti, i giusti provvedimenti per impedire questa situazione, cioè una miglior struttura di mezzi di trasporto, dei migliori mezzi di trasporto che garantiscano una facile accessibilità alle scuole di questi ragazzi, poi una vigilanza attiva che controlli che veramente questi ragazzi vadano a scuola e che soprattutto in caso i genitori impediscano di andare a scuola si attivi e porti con i giusti provvedimenti questi ragazzi via dai genitori e li porti a scuola. Inoltre nelle scuole ci vorrebbero anche dei corsi di inclusione per distruggere le eventuali barriere culturali oppure sociali presenti fra questi ragazzi rom e il resto della cittadinanza, ma questi corsi di inclusione, se possiamo chiamarli così, dovrebbero essere presenti anche nelle strutture in cui andranno a parlare i ragazzi fra poco, questi altri ragazzi, in modo che anche fuori dall'orario scolastico possano interagire con il resto della cittadinanza e non rimanere chiusi come una minoranza separata dal resto. Grazie Presidente. Questo. Grazie Tommaso. Do la parola alle tue compagne Paola e Anna Chiara, che tratteranno l'ultimo articolo del Liceo Augusto, che è l'articolo 23. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Appunto, io sono Anna Chiara e lei è Paola. Abbiamo trattato insieme l'articolo 23. Adesso lo leggo e dopo Paola ci spiegherà meglio di cosa tratta. Allora, gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscono la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono in considerazione delle risorse disponibili la concessione dietro richiesta ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti e a coloro i quali ne hanno la custodia di un aiuto adeguato alle condizioni dei fanciulli e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. L'aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso all'educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa
integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo si terrà conto in particolare della necessità dei paesi in via di sviluppo. Adesso passo la parola a Paola, grazie Presidente. Allora, questo articolo 23 ci ha detto appunto che tutti i bambini, i ragazzi, fanciulli, ma le persone in generale che hanno disabilità fisiche o mentali devono vivere una vita piena e decente esattamente come tutti gli altri. Questo di solito non accade nel nostro municipio, ma anche nella nostra città in generale, e sarebbe un po' scontato parlare di barriere architettoniche, soprattutto per le persone che si trovano sulla sedia a rotelle, perché tutti sappiamo che per loro può essere difficile anche salire sul marciapiede, perché appunto il marciapiede ha lo scalino di circa 10 centimetri, e quante volte se noi andiamo la mattina al lavoro o a scuola con i mezzi pubblici vediamo una persona sulla carrozzina, sull'autobus o sulla metro? Praticamente mai, perché non tutte le fermate della metro e non tutti gli autobus sono attrezzati a far salire sul mezzo pubblico queste persone con la carrozzina. Comunque io vorrei trattare più che altro l'argomento della partecipazione e dell'integrazione di questi bambini all'interno della nostra società. Per esempio, io mi ricordo che quando ero piccola andavo sempre a quella che si chiamava la Casa dei Bambini, che era una specie di biblioteca istituita dal comune, dove si svolgevano diverse attività sempre create dal comune. Io andavo lì e c'era questa signora che ci leggeva delle fiabe a tutti i bambini che volevano ascoltarla, e io mi ricordo che quando l'estate andavo al mare avevo questa mia amica con cui giocavo sempre, che era sordomuta, e mi sono sempre chiesta come avrebbe fatto lei se anche lei avesse voluto ascoltare queste storie. Perciò io penso che il comune dovrebbe creare delle attività anche per questi bambini e magari mettere insieme i bambini tra virgolette normali e quelli con disabilità, in modo che questi bambini possano trascorrere del tempo con i loro coetanei, stringere amicizie e sentirsi soprattutto integrati nella nostra società, perché spesso può accadere che appunto loro si sentano un po' esclusi. Insomma, noi è 10 anni che partecipiamo a questo progetto con la nostra scuola, e grazie Presidente. Grazie Paola, grazie Anna Chiara. E vorrei ringraziare in generale tutta la componente del Liceo Augusto, essendo anche più piccoli in quanto fanno parte del biennio, rappresentano quello che è l'impegno dei giovani nel cercare di rendere i diritti disponibili alla maggior parte possibile dei ragazzi. Siamo qui oggi proprio per proporvi quello che è un progetto che in pochissimo tempo abbiamo costruito noi ragazzi di tutte le scuole del settimo municipio, con l'aiuto ovviamente dell'assessore De Santis, del professor Giannone e del centro giovanile Scolee. Questo progetto che si pone come primo obiettivo la conoscenza e l'informazione tra i giovani. Mediante cosa? Mediante la rappresentazione diretta nelle istituzioni. Vogliamo dunque formare un organo istituzionale e formale che rappresenti tutti i giovani del territorio, compresi tra i 12 e i 21 anni. Il nostro obiettivo è porci come un'antenna tra i ragazzi e l'istituzione, dunque intermediari di informazioni e di comunicazioni da entrambe le parti, in quanto vogliamo che tutti i ragazzi vengano a conoscenza di tutti i servizi e gli spazi a loro dedicati. Vogliamo che sappiano tutti quanti che hanno dei diritti e che devono poterne usufruire. Vogliamo che tutti i ragazzi abbiano la consapevolezza che essere giovani non vuol dire essere impotenti, non vuol dire non avere rappresentazione politica e istituzionale. Vogliamo che tutti i giovani si rendano conto che giocare non è una perdita di tempo e che correre, ballare, cantare, gridare non è rumore ma espressione di sé.
In base a questo, basandoci sull'articolo 12 e 13, citato anche prima dall'assessore, chiediamo di venire riconosciuti in questo organo istituzionale e che la presenza, chiediamo anche che la presenza dei giovani divenga qualcosa di consueto e che fosse chiesto ai rappresentanti dei giovani di rappresentarci nelle occasioni in cui l'argomento centrale siamo noi. In base all'articolo 28, inoltre, vorremmo avere la possibilità di creare eventi dediti alla cultura che informino tutto il territorio, quindi non solo i giovani, di quelle che sono le iniziative dedicate alla cittadinanza attiva. Perché? Perché grazie a questo tutti quanti potremo conoscere e tutelare il nostro patrimonio culturale, apprezzare quindi i parchi e monumenti e le librerie e biblioteche che abbiamo nel nostro territorio, le proposte che venivano anche dai ragazzi dell'Augusto, per esempio. Qual è lo scopo di questo organo? Lo scopo di questo organo è scardinare l'idea tipo dell'adolescente che hanno gli adulti. Non siamo visti come qualcuno che si informa, che partecipa, e invece noi siamo giovani attivi, partecipi e volenterosi di partecipare alla vita politica e alla trasformazione, ovviamente in positivo, della società. Detto questo, passo la parola al rappresentante Samuele. Prego. Grazie Presidente per la parola. Si è acceso? Sì. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Benacquista Samuele, rappresentante dell'Istituto Professionale Pellegrino Artusi, sito a Capannelle. Oggi sono riunito qui insieme ai miei colleghi per presentare a voi tutti questo nuovo progetto, nonché questo nuovo organo che stiamo appunto istituendo con il passare dei giorni insieme in gruppo, lavorando assieme appunto, è appunto nostra intenzione quella di essere riconosciuti a livello istituzionale formalmente dal municipio settimo, perché appunto facciamo parte del municipio settimo, e quindi sarebbe nostro volere essere riconosciuti proprio da voi consiglieri a livello istituzionale appunto. E quindi per cui qualora voi accetterete questa proposta, la nostra prima richiesta, oltre che il nostro primo obiettivo che ci siamo prefissati durante questi incontri, è quella di partecipare ad almeno un consiglio municipale al mese, in modo tale di partecipare attivamente e passivamente alla vita politica, oltre che alla vita di ogni giorno. Perché con delle buone fondamenta possiamo fare della propaganda a tutti quanti, in modo tale da coinvolgere tutto il territorio del settimo municipio. E, che oltre a riportare le nostre iniziative e le nostre proposte al Consiglio, la nostra intenzione era quella di fare da intermediari con gli studenti, quindi creare una rete tra studenti e istituzioni che probabilmente che adesso manca. Nel senso che la comunicazione adesso è molto scarsa, gli studenti, oltre che tutta la fascia d'età dei fanciulli, dei ragazzi, non si informano così tanto. Quindi, visto che noi siamo eletti in seno al Consiglio d'Istituto e alla Consulta Provinciale, rappresentiamo una buona fetta degli studenti degli istituti del settimo municipio, e quindi da fare appunto da intermediari tra le istituzioni qui rappresentate da voi tutti e tra gli studenti appunto. E, comunque noi ci immaginiamo, lavorando questi giorni ci siamo prefissati che questo organo, il Consiglio dei Giovani, sia formato da due membri eletti nel Consiglio d'Istituto o nella Consulta Provinciale, e quindi ci sarà una buona partecipazione, questo organo sarà molto numeroso. E per quindi adesso ho concluso, ringrazio il Presidente. Grazie Samuele. È chiamato a parlare Riccardo, che ci illustrerà come sarà composto il Consiglio dei Giovani. Prego. Grazie per la parola Presidente. Mi presento, sono Riccardo Porribaldini, rappresentante del liceo artistico Giulio Carlo Argan.
Ok, sì, immaginavamo il Consiglio dei Giovani appunto composto da almeno due componenti, da due rappresentanti degli istituti, perché? Perché lo immaginiamo un organo inclusivo, democratico e plurale, quindi certamente avere almeno due rappresentanti garantisce una maggiore capacità organizzativa, garantisce anche una maggiore trasparenza nella comunicazione tra la rappresentanza e la componente studentesca all'interno delle scuole, ed è anche una prevenzione per gli abusi di carica, perché in ogni caso, avendo due voci anziché una, si evita che un rappresentante esprima prioritariamente la propria voce anziché quella della collettività. C'è poi un secondo punto che volevo sollevare. Attingendo al principio secondo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, apprendiamo che i giovani hanno diritto non solo di godere di protezione e opportunità di crescita, ma anche di facilitazioni verso il raggiungimento della loro pienezza intellettuale e sociale. Secondo anche l'articolo 5 della Convenzione, lo Stato protegge il diritto, e in questo caso ci interessa il dovere, di ogni figura di riferimento per il giovane di impartire a quest'ultimo, in base alle sue capacità, l'orientamento e i consigli necessari all'esercizio dei propri diritti. In riferimento a questi due importanti principi, ci sentiamo in dovere di denunciare cosa accada diffusamente, che i giovani, cioè della nostra età, non riescano ad accedere ai saperi o a forme di partecipazione civile tali da riuscire a conoscere realmente i loro diritti o a metterli concretamente a frutto. Capita in maniera molto capillare che gli stessi organi di rappresentanza degli studenti all'interno delle scuole cadano in disfunzione, perché proprio privi di una formazione di base. D'altra parte ci sentiamo continuamente ripetere di doverci impegnare individualmente nell'adempimento dei nostri doveri, quando abbiamo invece diritto ad accedere per ovvie ragioni, anzi è dovere dello Stato offrire per suo stesso interesse e per l'interesse della collettività sostegno ai giovani nella maturazione della propria emancipazione civile. L'articolo 42 dice che gli Stati parti si impegnano a far conoscere i principi e le norme della Convenzione in modo attivo e adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli. Eppure prima di questa occasione molti non conoscevano neanche l'esistenza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo. A scuola molti neanche studiano diritto. All'interno delle scuole, nonostante anche lo statuto degli studenti e delle studentesse dovrebbe essere presentato a ogni studente all'atto di iscrizione, ciò non accade e molti studenti rimangono persino ignari della sua esistenza. Tutto questo giro di parole serve a denunciare appunto questo stato di cose, ma anche ad ammonire per il futuro. Non basta istituire diritti e organi istituzionali come questo che stiamo proponendo, tocca anche promuoverli, pensare a serie politiche di valorizzazione. Pensiamo quindi, insieme alla creazione di questo organo partecipativo, anche a un piano di informazione e formazione per i giovani che lo valorizzi, perché questi possano anche esercitare appieno i propri diritti e farlo funzionare senza che diventi lettera morta. Noi nella stesura di questo documento e progetto ci siamo avvalsi in ogni caso del sostegno di operatori sociali, come già citava la Presidente, all'interno del Centro Giovanile Scolè. Pensiamo che questo procedimento possa essere istituito, lavorato, pensato per essere proposto a ogni ciclo di rappresentanza. Pensiamo anche che all'interno delle scuole si debbano adeguare delle misure simili di preparazione e valorizzazione dei diritti e della partecipazione politica dei giovani. In merito anche a questo, all'organizzazione di questo progetto di inclusione, vogliamo avere voce attiva. Passo la parola. Grazie Riccardo, la parola va a Loga Lorenzo, prego. Buongiorno, mi presento, grazie Presidente della parola, sono Lorenzo Luca e non Loga, però va bene. Allora, vi illustrerò le finalità e le motivazioni, diciamo, della costituzione di questo nuovo organo. Allora, noi giovani siamo un pochino egocentrici. Non sembra, perché a volte siamo a casa, siamo davanti al cellulare, non facciamo niente. E invece abbiamo bisogno di essere al centro della vita sociale del municipio. Abbiamo bisogno di fare, di dire la nostra, di avere una voce. E siamo energia, perché noi giovani siamo energia, siamo un'energia immensa. Abbiamo bisogno di bruciare, di dare il nostro contributo. Però per incanalare un'energia abbiamo bisogno di un modo. Mi immagino noi giovani come tanti soli, tanti fonti di energia inesauribile.
Però per incanalare questa energia abbiamo bisogno di pannelli solari, che siete voi grandi, voi consiglieri. E quindi l'importanza di questa costituzione, di questo organo, è quella di riportare al centro il giovane della vita sociale, attraverso la nostra energia e attraverso la, diciamo, il vostro aiuto, la vostra guida, che non deve essere un controllo, deve essere un aiuto per fare il meglio. Saremo anche, come ha detto la Presidente Laura, una antenna, capteremo tutte le onde radio che verranno da tutti gli studenti, da tutti i giovani dai 12 ai 21 anni, le porteremo qui e faremo valere la nostra voce, perché la nostra voce è importante, è il cuore, l'energia di questo municipio. Infatti le finalità di questo organo sono diverse: serate culturali, appunto concerti, manifestazioni tutti insieme, perché noi abbiamo bisogno di dire la nostra, tutti abbiamo bisogno di dire la nostra, tutti insieme. Ringrazio di questo, ringrazio di questa opportunità di parlare e passo la parola, grazie mille. Grazie Lorenzo, scusa per aver storpiato il tuo cognome. E passo la parola a Tommaso, prego. Allora, ringrazio la Presidenta per la Presidente per la parola. E oggi sono qui per dar voce all'articolo 28 della Convenzione dei diritti del fanciullo. Quest'ultimo parla dell'educazione che deve essere data al fanciullo, un'educazione basata sul rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, un'educazione basata sui principi base che oramai si danno per scontati, ma purtroppo, sentendo i notiziari di oggi, non lo sono poi così tanto. Questi principi sono la pace, l'uguaglianza, la comprensione, la tolleranza. Per questo motivo si rende l'insegnamento primario obbligatorio. La scuola elementare potrebbe non essere considerata molto importante, ma essa getta le basi ai bambini che si affacciano al mondo dello studio. Per questo motivo bisogna farli innamorare ed appassionare dello studio, alternando al meglio il lavoro in classe, i laboratori e i lavori di gruppo, insieme allo svago, in modo per intrattenerlo e stimolarlo. Si incoraggia inoltre l'organizzazione dell'insegnamento secondario. In Italia sono la scuola media di primo grado e la scuola superiore di secondo grado. E deve essere soprattutto aperta ed accessibile a tutti, e a tutti i fanciulli, permettendo in alcuni casi la gratuità e la sovvenzione finanziaria del servizio. Si promuove quindi la regolarità della frequenza scolastica. In Italia si ha l'obbligo sino ai 16 anni, cercando quindi di diminuire il tasso di abbandono scolastico, che in Italia nel 2015 raggiunge il 19,7%. Siamo i penultimi in questa classifica. Infine si rendono le informazioni e l'orientamento scolastico e professionale aperte ed accessibili ad ogni fanciullo. Signori consiglieri, Albert Einstein, penso lo conoscete tutti, diceva che ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità ad arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi stupido ed incompetente. Per questo concludo ricordando che la scuola non deve solamente insegnarci cos'è un logaritmo o a calcolare una massa gravitazionale o a riconoscere un capitello se è ionico o dorico, ma deve farci crescere, formare e sviluppare la nostra personalità e le nostre competenze in modo da farci essere in futuro dei cittadini migliori. Grazie. Grazie Tommaso. In conclusione passiamo la parola a Nicole, sempre del Marghito di Savoia. Prego. Salve a tutti, sono Nicole Rossi e sono l'altra rappresentante del Margherita di Savoia, sono un po' gobba. Spero di essere rapida e incisiva come una conclusione dovrebbe essere. Nell'articolo 18 si dichiara che i genitori hanno una responsabilità primaria per quanto riguarda l'educazione e lo sviluppo del fanciullo.
E se Mazzini diceva che l'educazione è il pane dell'anima, io dico che l'anima è anche altro: passioni, delusioni, amore, ma soprattutto esperienza. Per questo, se parliamo di guide o di fari che portino ad uno sviluppo, inevitabilmente dobbiamo parlare di esperienze e di scelte. Siamo una generazione infatti che ha problemi con quest'ultima, proprio perché abbiamo infinite scelte e possibilità rispetto alle generazioni antecedenti. Mille facoltà universitarie fra cui scegliere, mille canali su Sky, mille marchi di magliette, persino mille marche di deodoranti fra cui scegliere al supermercato. E se i nostri tutori non ci insegnano a decidere da soli, se non considerano ciò che facciamo importante, uno sviluppo reale è impossibile. Per esempio, mamma, c'è una manifestazione, che faccio, vado o no? Decidi tu. Questa è la risposta. Signori consiglieri, quello che facciamo è importante e ve lo faremo vedere tramite un canale social che vorremmo formare, in cui mostriamo che ciò che abbiamo da dire non è da prendere per gioco. Vogliamo che gli adulti considerino il fuoco che abbiamo dentro a quest'età non come qualcosa che possa bruciare, ma come qualcosa che possa scaldare. Dobbiamo poter parlare, perché lo sappiamo fare, non tutti, ma la maggior parte lo sa fare. Questa per me è anima. E noi abbiamo il diritto di fare rumore, ragazzi. Con questo volevo ringraziare il dottor Infantino, l'assessora De Santis e il professor Giannone. Scusate se leggo i cognomi, ma... Ok, grazie. Oh, scusi, grazie Presidente. Grazie Nicole. Puoi anche spegnere il microfono. Come si evince dai nostri discorsi, punto fondamentale dei ragazzi, come ho già detto in precedenza, è scardinare questa idea che si ha dell'adolescente tipo, del ragazzo tipo. Ciascuno per ogni liceo ha utilizzato, se avete fatto caso, le proprie materie di indirizzo per descrivere cosa sono i giovani. Quindi adesso io rigetto a voi la palla e vi chiedo di descriverci, però per come siamo realmente, senza pregiudizi. Dopo questo intervento lascio la parola all'assessore De Santis. Prego. Grazie Presidente e grazie a tutti quanti i consiglieri e le consigliere che hanno animato questo interessante momento di dibattito, per me entusiasmante. Come assessore alla scuola e alle politiche giovanili mi trovo in un contesto assolutamente naturale, peraltro di professione sono insegnante e insegno in un liceo, per cui è proprio la situazione tipo che vedo quotidianamente ed è esattamente quello che le ragazze e i ragazzi oggi hanno detto, fuochi che accendono, che illuminano, che riscaldano. C'è bisogno di dare fiducia, c'è bisogno di credere che le nostre ragazze e i nostri ragazzi, al di là degli stereotipi e al di là dell'albero che cade, che fa sempre più rumore, della foresta che cresce, in realtà riescono a crescere in maniera propositiva e costruttiva, abituandosi nei nostri ginnasi, nelle nostre palestre, che sono tutte le scuole, tutti i centri di formazione, a diventare cittadine e cittadini. In questo senso il Comune di Roma ha aderito alla proposta dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, di legge di petizione popolare per introdurre all'interno delle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza come una vera e propria disciplina curricolare. Pertanto è possibile qui firmare, cioè nell'anagrafico è possibile per tutte e per tutti a partire dal compimento dei 18 anni d'età. Oggi ho chiesto a dipendente del nostro municipio di essere qui con i moduli, pertanto chi volesse sottoscrivere la proposta di legge potrebbe tranquillamente farlo. E naturalmente come amministrazione siamo ben felici di queste suggestioni, di queste proposte. Qui campeggia il titolo di un atto che abbiamo approvato ieri nella nostra giunta, per cui abbiamo riconosciuto in maniera formale, istituzionale, questo coordinamento delle studentesse e degli studenti rappresentanti delle scuole secondarie di secondo grado del nostro territorio, che periodicamente
hanno spazio per riunirsi nei nostri centri di aggregazione giovanile, ne abbiamo 3 su tutto il territorio e non soltanto Scolè all'interno di Villa Lazzaroni, che comunque è a disposizione con il lavoro che è stato fatto dagli educatori, che veramente ringrazio personalmente per aver supportato le ragazze e i ragazzi, averli aiutati a tirar fuori quello che già dentro di sé hanno, che poi educare etimologicamente significa proprio questo, far uscire quello che gli studenti hanno dentro di sé. E concludo con un'altra etimologia: studente è un participio attivo di un verbo latino che vuol dire desiderare, amare intensamente. Prima abbiamo detto la scuola etimologicamente è il tempo libero, gli studenti delle nostre scuole sono davvero la nostra meglio gioventù. Grazie. Il consiglio è chiuso, i consiglieri e i ragazzi possono tornare alle proprie postazioni. Grazie. Riapre il consiglio. Quello più noioso, perché quello vostro è stato molto emozionante. E quindi spero che i consiglieri a cui lascerò a breve la parola siano all'altezza, perché mi hanno veramente emozionato questi interventi. Bravi, veramente bravi. Quindi lasciamo gli interventi ai consiglieri. Avevo detto all'inizio uno per gruppo, e come abbiamo già fatto in passato. Chi vuole intervenire? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, oggi sono davvero contento perché ciò che ho sentito e ciò che abbiamo vissuto è stata, si parlava di esperienze, è stata un'esperienza molto bella, molto, molto volta verso il futuro, ecco. Io ho preso un po' di appunti sentendo gli interventi dei ragazzi. Diciamo, ci sono alcuni temi cardine ai quali cercherò di dare attenzione e su cui ci concentreremo non solo adesso in questa seduta di consiglio che ora è stato riaperto ufficialmente, ma anche nei prossimi mesi, anche tramite le commissioni consiliari, che sono le commissioni di lavoro che appoggiano poi le votazioni del Consiglio essenzialmente, alle quali ci vogliamo anche invitarvi. Ho sentito anche di una partecipazione una volta al mese ai consigli municipali. Sarebbe importante, perché entrare all'interno dei meccanismi della vita pubblica è essenziale per tutta la cittadinanza. Io vorrei davvero che questa non fosse un'assemblea autoreferenziale, no, che si parla addosso, come diceva qualcuno prima, forse la Presidente del Consiglio Zitoli, ma che crei degli atti pratici che poi vengano poi realizzati. Ho sentito infatti alcuni temi importanti, ho sentito inclusività, ho sentito la messa a posto di giardini, c'è la possibilità di esprimere le emozioni, le sensazioni dei giovani, dei ragazzi e dei bambini attraverso strutture comunali che possono consentire di esprimere per appunto questa passione. Poi ovviamente il consiglio dei giovani, io mi sono appuntato alcune frasi, ho sentito siamo energia, siamo fuoco, siamo rumore, sembrano quasi dei titoli di film, ma sono titoli molto belli, bellissimi, perché sono film, credo soprattutto nel Consiglio dei Giovani sarà un bel film, sarà un film che farà ridere, che farà piangere, che farà emozionare, che farà organizzare, che farà prendere coscienza di sé e che farà fare esperienza. L'assessore prima parlava, faceva questa metafora del frutto o dell'albero che cade e fa rumore, una foresta che cresce invece è silenziosa. Uno di voi, anzi una vostra rappresentante poc'anzi ha detto dobbiamo fare rumore. Allora io vorrei sentire insieme al gruppo che rappresento qui, che è il gruppo del Movimento 5 Stelle, io vorrei sentire il rumore della foresta che cresce, che sembra quasi un ossimoro, perché la foresta che cresce non fa rumore, noi vorremmo per l'appunto sentire questo rumore. Quindi siamo consapevoli del fatto che
i temi di cui vi nutrite, con cui crescete, l'esperienza che fate anche di questi temi, anche la sensibilità e la percezione che avete del mondo, del vostro mondo singolo, intimo, ma anche del mondo che sta accanto a voi, che sta tutto attorno a voi e del quale voi dovete essere assoluti protagonisti. Bisogna uscire dall'aspetto autoreferenziale e chiuso, come diceva anche qualcuno prima, per aprirsi alla vita pubblica, perché la vita pubblica, insomma, c'è qualcuno più saggio di me, dice, e anche in merito alla politica in generale, che anche se voi non ve ne curate, poi la politica e la vita pubblica si cura di voi. Il problema è che quando voi non ve ne curate non sapete come la cosa pubblica si occupa di voi, quindi essenzialmente è importante avere voce in questo senso, per dire la vostra. E ho molto apprezzato, ho segnato anche, la presenza e la neocreazione di un canale social per esprimere i vostri sentimenti, le vostre paure, il vostro amore. Altra parola fantastica che ho sentito, amore. Studio e amore. A livello proprio etimologico vuol dire questo. Quindi essere innamorati, cioè di quello che tutti noi possiamo essere insieme, è una cosa strepitosa a mio avviso. Spero davvero che questo consiglio dei giovani possa partire quanto prima, che possa vedere c'è la rappresentanza dei ragazzi e delle ragazze per esprimere quello che sentono dentro e quello che vogliono tirare fuori, cioè le proposte reali sul territorio, perché altrimenti, come ogni consiglio, se si parla solo addosso è inutile. È utile il confronto, è utile la partecipazione. Noi, tra l'altro, del Movimento 5 Stelle siamo particolarmente attenti alla cittadinanza attiva, eccetera, ma è utile anche poi mettere in pratica le cose di cui si parla. Quindi, se tutto questo è la base, se tutta questa è la base per consentire attività pratiche, ho sentito anche eventi culturali, teatrali, anche di sera, non solo all'interno delle scuole o all'interno di queste aule consiliari, maestose, eccetera. Il problema vero è che non c'è un'incidenza fondamentale poi a livello territoriale e pratico. Io chiedo, anzi, ma sono sicuro di questo, che ciò che discuterete in quest'aula sarà applicato anche sul territorio con la vostra voce. Mi è anche piaciuta, e chiudo, una frase di una vostra rappresentante prima, che diceva: chiedo a mia madre se partecipare a questa manifestazione, non mi ricordo chi fosse, ecco la ragazza, e la risposta tipica è: decidi tu. È vero che devi decidere tu, però con il supporto di chi magari all'interno della vita pubblica, in questo caso, è già presente, c'è da tempo, quindi non orienta sicuramente le scelte, perché il libero arbitrio su questo è la massima libertà di espressione, è per noi un valore assoluto, però possiamo, se voi lo vorrete, dare, instradare in un certo modo all'interno di regole che sono preesistenti, che sono le fonti normative, che sono le modalità di comportamento della vita pubblica, in questo senso, modalità di comportamento che si stanno perdendo. Se vedete qualsiasi dibattito politico in TV si scannano. Allora, quella non è la realtà della vita pubblica, perché la vita pubblica, quella bella, quella greca, quella di governo della polis, cioè della città, da cui viene poi il termine politica, è questo, lo scambio di informazioni in modo, io spero, quantomeno pacato, nel senso che poi si possa garantire, cioè, questa facilità di dialogo per fare cose pratiche sul territorio. Io chiudo il mio discorso facendovi i migliori auguri e accolgo anche l'iniziativa che ha annunciato l'assessore De Santis per la raccolta firme, per l'introduzione, anzi per la reintroduzione più che altro degli studi civici di cittadinanza, eccetera, all'interno delle scuole. Noi ci impegneremo moltissimo con questo, anche perché il governo, diciamo, che si è insediato da poco, a seconda poi dei punti di vista che ognuno può avere, però rappresenta tutti noi in questo momento, e quindi qualsiasi parte politica, qualsiasi parte civica ha il diritto e il dovere di far giungere dei temi che possano migliorare la nostra condizione, sia privata che pubblica, anche attraverso la vita pubblica, e in questo senso sarà una nostra richiesta specifica.
E confido davvero che la prossima volta vedrò qui parlare voi dei vostri temi, ma anche dei nostri temi, no? Perché è vero che parlate di tematiche giovanili, passionali, energetiche, come abbiamo detto prima, ma è anche vero che formerete quella che sarà la società futura, entro cui voi vi inserirete in qualità di adulti, quindi di votanti, di cittadini, cioè di pieno titolo, e voi a vostra volta, in quel caso, farete da battistrada per chi come voi adesso entrerà a far parte del Consiglio dei Giovani. Quindi è tutto uno scambio di esperienze, questa è un'altra parola fondamentale che ho sentito. Bene, l'esperienza si fa nella pratica, non si fa nella teoria, e quindi io vi aspetto, il gruppo 5 Stelle vi aspetta, non per rappresentare una singola forza politica, ci mancherebbe altro, ma per rappresentare all'interno della vita pubblica le vostre istanze, perché siete esseri pensanti e senzienti, perché gli adulti qualche volta questo aspetto se lo dimenticano, sapete esprimere i pensieri molto meglio degli adulti alcune volte, anzi, molto spesso. Anche i bambini hanno una sensibilità che gli adulti se la sognano, allora bisogna mettere a regime e poter far esprimere al meglio queste sensibilità e queste percezioni. Io vi ringrazio, cioè non mi dilungo oltre, sennò rischio poi di annoiarvi, e ringrazio la Presidente Zitoli, l'Assessore De Santis, il Presidente Giannone e tutti coloro i quali hanno collaborato per questo evento, secondo me fantastico, e chiudo con la frase che ho già sentito: siamo energia, tutti insieme siamo energia, facciamolo. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Forse funziona. Allora, grazie Presidente, colleghi consiglieri, Assessore De Santis, studenti e insegnanti che sono oggi presenti in aula. Sarò molto breve, però ci tenevo a dare il contributo del Partito Democratico a questa discussione, perché ritengo che c'è un ringraziamento da fare, in particolare a chi ha pensato, soprattutto al di fuori di noi, questo momento, perché ogni tanto anche la politica, anche le istituzioni di prossimità come sono i consigli municipali, hanno l'obbligo di mettersi in contatto con un pezzo della nostra società, cosa che a volte noi un po' perdiamo. Diciamo, lo dico per primi noi, non scendiamo nella polemica politica, per primi noi consiglieri del gruppo del Partito Democratico a volte perdiamo quel contatto con la realtà, e invece credo che quello che abbiamo ascoltato sia uno stimolo per tutti noi per continuare invece a guardare più fuori che dentro. E ringrazio non solo per le suggestioni, ma perché alla fine quello di cui hanno parlato i ragazzi, gli studenti, non è stato tanto e solo una richiesta di una mancanza di spazi che servono a loro, ma ci hanno comunicato intanto una necessità di entrare in contatto con loro, una loro necessità di parlare, che un po' li mette a loro un vestito nuovo e anche diverso rispetto a quello che ci raccontano, cioè che sono appunto persone che hanno una difficoltà di comunicazione, sì, probabilmente sì, ma forse con quegli strumenti e con quei meccanismi anche nuovi, multimediali, siamo diciamo di fronte alle tecnologie 2.3.0, quindi insomma rispetto a tutto quello che loro hanno già a disposizione e che possono diciamo ovviamente utilizzare, invece hanno una nuova forma magari di comunicazione, e quindi spetta oggi anche alla politica innovarsi e cercare di entrare in contatto anche con questi mondi qui. Sono anche molto contenta di questa esperienza del Consiglio dei Giovani, perché è un'esperienza che è già presente sul panorama cittadino e in particolare nel secondo municipio, quindi questo mi fa pensare ad un'onda che si sta piano piano diciamo sta andando per tutta la città, è una cosa
importante, perché nel 2017, appunto, quando si è costituito nel panorama cittadino della nostra città il primo consiglio municipale dei giovani, cioè ci sono state proprio delle elezioni, ci sono state delle liste, ci sono stati circa mille ragazzi tra i 15 e i 25 anni che hanno partecipato a quelle elezioni, hanno portato appunto alla formazione di un consiglio che non è tanto il luogo dove appunto si dice noi abbiamo bisogno di questo, di quello, ma è il loro modo di discutere dei loro progetti, delle loro idee e di trasformarli in fatti, in azioni concrete. Se ci pensiamo, questo è anche un po' una trasformazione epocale per la nostra città, perché poi quando noi diciamo che ci affezioniamo di più alle questioni di carattere squisitamente politico, poi ci rendiamo conto che invece c'è un pezzo di popolazione, in particolare le persone che sono considerate dalla fascia dei 18 anni e che si affacciano alla politica, che hanno una disaffezione preoccupante per la politica e che non si recano neanche più a votare. Questo per noi è non solo un allarme che non possiamo non cogliere, ma è necessario, e se anche questo municipio si dota di un nuovo strumento come quello di rappresentanza per le istituzioni giovanili, credo che sia un modo per cercare di ribaltare la prospettiva e quindi di reinserire i punti di vista delle fasce, diciamo, generazionali più giovani all'interno della discussione politica. C'è di più, e di questo vi ringrazio, perché al netto delle proposte di legge che sono ottime, sono accoglibili, sottoscrivibili, insomma, possiamo discuterne, ma in un altro modo. Io credo che invece, a differenza di quello che non capita spesso, è che c'è anche una volontà appunto detta da alcuni studenti, di mettersi in prima persona a disposizione per il bene e per la cosa pubblica, cioè dire, e questo capita, ma probabilmente capita in modo spontaneo e non è diciamo istituzionalizzato e brutto, non è messo dentro un perimetro definito e quindi tante volte sfugge anche a tutti noi, al di là della volontà, della spontaneità con cui si fanno questi gesti per il nostro territorio, che può andare da una piccola riqualificazione di una via fino, diciamo, alla cura di un bene molto più importante. Io credo che la disponibilità che oggi abbiamo anche di una fascia importante come quella dei ragazzi, che si rendono conto che tutto quello che ci circonda è di tutti, è un bene pubblico e quindi va assolutamente tutelato, manutenuto e curato, c'è appunto la loro disponibilità a tendere una mano alle istituzioni che molto spesso invece hanno a volte trascurato, se non poco, diciamo, la qualità della nostra vita. Quindi se anche questo municipio si dota, al di là degli strumenti che vorrà darsi con una memoria di giunta, ma si dota di uno strumento di comunicazione anche con le fasce degli studenti delle scuole superiori, io credo che ci adeguiamo e ci mettiamo in sintonia con un pezzo di paese che invece nel corso del tempo ci siamo, diciamo così, confrontati con loro in modo a fasi alterne, alternate, e soprattutto, diciamo, non trovando un canale di comunicazione fluido e continuo. Quindi la disponibilità da parte del gruppo, tra l'altro abbiamo un consigliere appena entrato che è molto giovane e lui saprà sicuramente più di me, che invece sono già un po' più là con gli anni, dare un contributo su questo. Ma al di là di questo, diciamo, saremo anche disponibili a riprendere magari quelle discussioni che abbiamo tralasciato e a ascoltare quali sono le richieste che arrivano da parte dei ragazzi e degli studenti del nostro territorio. Quindi buon lavoro a voi e, diciamo, un buon lavoro anche a noi per gli impegni che ci verranno dati. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano, io volevo solo far notare una cosa, credo che ci sia qualcuno dell'anagrafico lì con in attesa. Ah, ok, no, allora dopo, vada avanti consigliere Giuliano. Grazie Presidente, allora innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma stamattina c'era qualcosa di particolarmente complicato sulla via Appia, tra la via Appia e la via Tuscolana, per cui il quadraro è stato chiuso, ma io l'ho capito quando stavo lì davanti,
con la fila e quindi ho dovuto fare tutto un giro enorme, per cui mi sono perso la parte forse più interessante, quella di sentire insomma qualcosa di diverso o qualcosa di più fresco, diciamo così, anche perché ovviamente noi siamo rappresentanti probabilmente di una politica che ultimamente non tiene più conto facilmente di certe istanze e di certe realtà. A volte in questi ultimi anni la politica è stata proprio distante da certe dinamiche e dalla parte generazionale che voi rappresentate, mentre bisognerebbe comunque accendere un faro importante, proprio perché io sono preoccupato, essendo genitore di un ragazzo di 22 anni, quindi un po' più grande di voi, ma comunque noto che generalmente c'è una diffidenza, c'è una complicazione, c'è una ragionevole difficoltà nel agganciarvi a qualche situazione, comunque ideali, idee, insomma manca un riferimento che noi, bene o male, le nostre generazioni abbiamo avuto sia da una parte che dall'altra, comunque c'era fermento. Vedo che a voi mancano questi riferimenti e sono un po' preoccupato per questo, ma non perché la situazione debba continuare ad essere questa, ma sono preoccupato se finalmente qualcuno possa, e quindi voi parte attiva, possiate comunque intervenire in tal senso. Sono contento di questa giornata, perché sia come diciamo facente parte, membro dell'ufficio di presidenza, che con la presidente comunque e con chi ha ideato, con l'assessore Company, quindi questo consiglio, noi l'abbiamo accettato, organizzato e siamo contenti come ufficio di presidenza. Come esponente del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, a maggior ragione mi sento di non ripetere cose ovviamente ovvie, perché come ho detto prima c'è necessità vera di intervenire e di dare a voi dei riferimenti che possono essere, diciamo, fondamentali per proseguire, per formarvi dal punto di vista sia culturale, politico, della vita proprio in tutti i vari passaggi. Però vorrei essere invece portavoce per analizzare un passaggio di questa insomma giornata, che è appunto intitolata Giornata Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Vorrei essere portavoce di una lettera che mi è arrivata un paio di giorni fa, che comunque mi ha fatto riflettere su un aspetto che spesso non viene considerato, cioè nel momento in cui necessita, no, di dover difendere i diritti, quindi, no, dei giovani, no, degli adolescenti, è normale che capita che non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, e queste due pagine che vorrei leggere velocemente rappresentano proprio un grido di dolore. Prima il consigliere prima parlava del rumore della foresta, quindi qui il grido di dolore di una madre e quindi conseguentemente di un figlio, di una figlia che ha subito dei problemi, per cui vorrei solo dire appunto che leggo, perché così non posso sbagliare e modificare il pensiero di chi ovviamente mi ha girato questa missiva. La Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre dell'89, come sappiamo, è stata ratificata in Italia dall'Italia con legge del 27 maggio dell'81 e quindi depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre del 91. Ciò che viene finalmente esercito dalla Convenzione appena citata è il diritto del bambino, del ragazzo e dell'adolescente ad avere un aiuto ed una particolare assistenza.
Indubbio è il ruolo della famiglia, quale elemento fondamentale della società civile, e per tale ragione degna di ricevere la giusta protezione e assistenza necessaria per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, con particolare attenzione ai bambini, ragazzi e adolescenti, al fine di svolgere il suo fondamentale ruolo della collettività. Questo primo pensiero ci introduce appunto verso il ruolo della famiglia, che è fondamentale e nel quale i figli debbono avere ovviamente il loro riferimento e quando serve l'aiuto. È fondamentale dunque che sia assicurato al bambino o al ragazzo uno sviluppo sano ed equilibrato in un ambiente familiare sereno e pieno d'amore, poiché ciò è indispensabile per uno sviluppo completo e armonioso. Continua questa dottoressa dicendo: tutto ciò viene appunto inserito come premessa nella convenzione. La stessa convenzione stabilisce che gli stati rispettino la responsabilità, il diritto e i doveri dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, perché c'è anche il discorso della famiglia allargata, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo. Sappiamo tutti che alla nascita il bambino ha diritto a un nome, alla cittadinanza, a conoscere i propri genitori ed a essere cresciuti da essi. La Convenzione stabilisce altresì che lo Stato deve vigilare affinché vi sia l'attuazione di questi diritti sulla base della normativa nazionale e internazionale. Però nella stessa Convenzione, quindi all'articolo 9,1, si dice che gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo della residenza del fanciullo. Questo passaggio porta poi ovviamente alla riflessione di dire che questi punti iniziali della Convenzione sono quelli che si vuole portare alla attenzione, soprattutto quando il bambino, ragazzo o adolescente, si trova a vivere in un clima familiare non sereno e non adeguato, che può arrivare a volte ad impedire uno sviluppo equilibrato, come avviene nei casi di violenza domestica o di genere, ai quali in molti casi si trova ad assistere, se non addirittura a subire. Questo è un aspetto che non va sottovalutato nell'ambito appunto del discorso generale a cui ovviamente oggi ci riferiamo. Ed è proprio questa tipologia, vado a concludere, la situazione in cui si trova a crescere il bambino che voglio portare, dice appunto la mamma, alla vostra attenzione, poiché troppo spesso viene evidentemente negata proprio dagli operatori istituzionali che dovrebbero riconoscere al bambino o al ragazzo, alla bambina o al ragazzo, il diritto alla propria autodeterminazione e a ricevere tutto l'aiuto e il sostegno adeguato alla condizione in cui si trova. Ciò ovviamente in conformità delle disposizioni non soltanto della Convenzione appena citata, ma anche della Convenzione di Lanzarote ratificata dall'Italia il 1 dicembre 2012, eccetera, eccetera. In parole concrete, risulta evidente che gli sforzi profusi dagli operatori che rappresentano le istituzioni non sono ancora ad un livello tale da garantire un supporto concreto e professionale a tutela dei bambini che vivono sulla propria pelle o sulla pelle della madre episodi violenti e continui di maltrattamenti in famiglia, violenze di genere o di stalking. Occorre tutelare maggiormente tali bambini attraverso una specifica e adeguata formazione degli operatori che consenta loro di comprendere e attuare delle modalità diverse di assistenza modulate sulla base del caso concreto, con una netta distinzione delle varie esperienze vissute in ambito familiare del ragazzo e della ragazza o del bambino. Giova tenere presente che la violenza, che non conosce ceti sociali, non è conflitto familiare tra genitori, né essa origina conflitto, ma semmai reazioni di tutela e difesa del bambino da parte del genitore abusato o maltrattato. Infine si ricorda che la violenza di genere è un fenomeno che necessariamente non si può prescindere dal benessere del fanciullo.
essendo essa causa di profonde sofferenze familiari anche nel caso di violenza assistita. Quindi, per fare una differenziazione, quando succedono, e quindi un aspetto importante che ovviamente non auguriamo che possa succedere a nessuno, ma ci sono casi di questo tipo, che quando si verificano, ok, io farò poi anche una in commissione, porterò appunto questa persona che avendo un'associazione vuole fare un progetto in tal senso, vuole dare il contributo perché ha subito come genitore e la figlia quindi come adolescente, ha subito un mal funzionamento da parte degli operatori istituzionali che spesso e volentieri non sono adeguati al ruolo che ricoprono. Quindi dire che se uno, un figlio, una figlia ha un problema di questo tipo, ovviamente noi non sappiamo che rivolgendoci a delle strutture che sono ovviamente riconosciute, ma non è detto che queste abbiano la qualità e i requisiti ovviamente per poter produrre questo diciamo risultato. E del caso specifico mi fermo perché poi può diventare più noioso il ragionamento, cioè più lungo, non noioso ovviamente, però mi fermo per dire in evidenza che un aspetto, oltre che essere d'accordo su quello che ho sentito, e mi sembra ovvio perché questo tipo diciamo di ragionamento non ha colore politico, quindi io l'ho detto la mia appartenenza, ma potevo anche non identificarla, ma come consigliere di questo municipio sono ben contento di essere presente e partecipare ovviamente ad un'azione di questo tipo, perché questo mondo, questa realtà non ha colore politico, ha sicuramente dei ideali, dei riferimenti ai quali voi dovete comunque far presente, comunque vi dovete avvicinare, perché servono a voi per la vostra crescita, ma in un aspetto, non solo dire il consiglio di giovani, ci mancherebbe eccetera, tutto quello che abbiamo detto, volevo solo mettere quindi in evidenza un aspetto, un particolare, un condimento, no? Di questo mondo, di questa situazione riferita a quando ci sono i problemi, perché quando tutto va bene e quindi funziona, ma quando ci sono i problemi dovremmo essere noi, istituzione, in grado di garantire, no? Che chi ovviamente si avvicina a questo problema, a questo mondo, deve avere le dovute caratteristiche, i dovuti requisiti, perché sennò si fa più danno di quanto se ne vuole risolvere. Grazie. Allora, chiudiamo con l'ultimo intervento dell'assessore De Santis, delegata dalla Presidente, e poi vorrei ricordare che ci sono i moduli da firmare per chi li vuole firmare. Io suggerirei di farlo anche ai consiglieri per la reintroduzione dell'educazione civica materia di insegnamento nelle scuole. Io penso che tutti noi coglieremo l'occasione per farlo e quindi ben venga. Le lascio la parola, assessore. Grazie. E così funziona? Ok. Va bene. Allora, dicevo che ha con sé il modulo proprio per preso dall'anagrafico per fare in modo che chi sia maggiorenne possa firmare la proposta di legge. È comunque la proposta depositata sia presso l'anagrafico della sede di Piazza di Cinecittà del nostro municipio che presso l'ufficio relazioni con il pubblico della sede di Via di Fortifiocca, per cui chiunque voglia può recarsi negli orari stabiliti, è presente l'informativa sul sito e può sottoscrivere la proposta. Bene. Istituzione del coordinamento in maniera formale, questo è un atto che viene fuori da un processo. Perché? Perché nella logica dei processi, dei percorsi partecipativi, diciamo che abbiamo voluto seguire un approccio, come si dice nel gergo tecnico, bottom up, cioè venendo dal basso, dalla comunità e piano piano facendo crescere il percorso fino ad arrivare al momento di dargli anche un compimento formale. Infatti il nostro municipio ha dall'inizio di questa consiliatura avviato questi momenti di confronto e di partecipazione in modo particolare con le fasce più giovani dei nostri cittadini
e soprattutto abbiamo tenuto presenti come interlocutori le studentesse e gli studenti delle scuole superiori per quel discorso che stavo facendo nella prima parte dell'intervento, cioè perché all'interno delle scuole superiori, delle secondarie di secondo grado, esercitano forme di diritto dovere di partecipazione civica, perché finora ci siamo concentrati sul termine diritti, è chiaro che ad ogni diritto corrisponde un obbligo e un dovere, per cui partecipare all'interno della cosa pubblica, della Repubblica, in maniera democratica significa poi assumersi il compito di mettere a disposizione se stessi per la collettività, per la comunità. In questo senso esperienze ne sono state già avviate e sono state anche portate a compimento. Cito soltanto il consiglio straordinario che è stato realizzato in occasione della giornata della memoria il 27 gennaio 2017, quando per l'appunto il consiglio, come oggi, si interruppe per dare la parola alle studentesse e agli studenti che nelle settimane precedenti avevano lavorato insieme con la commissione quinta, cioè la commissione scuola, politiche giovanili, cultura e sport, coadiuvata anche dal mio assessorato, per fare in modo che si arrivasse a portare avanti un processo di partecipazione per arrivare alla sottoscrizione di un atto. Di un atto per l'appunto che, non potendo essere approvato formalmente dalle studentesse e dagli studenti, è stato poi fatto proprio dai consiglieri ed è diventato una mozione consiliare, la numero 3 del 2017. Questa mozione consiliare, che è stata poi sottoscritta dai consiglieri, impegnava la giunta, la presidente e la giunta del municipio ad una serie di cose. Tra gli impegni ne abbiamo scelto uno e lo abbiamo realizzato, perché se compito del potere legislativo è quello di dare un indirizzo, compito poi dell'esecutivo è quello di dargli i compimenti, altrimenti tutto il percorso di partecipazione in che cosa si sostanzia? E infatti abbiamo scelto tra le proposte, in quel caso trattandosi di memoria, si trattava di proposte fatte per garantire in qualche modo una partecipazione delle giovani e giovanissime generazioni alla custodia della memoria come ponte, come collegamento tra il nostro passato e il nostro futuro. In particolare, uno degli impegni erano destinare luoghi simbolo del nostro territorio alla commemorazione del giorno della memoria non solo il 27 gennaio, quando è istituzionalmente sancito il giorno della memoria, ma anche durante tutto l'anno, coinvolgendo gli studenti degli istituti superiori del nostro territorio nella realizzazione di murales, muri della memoria con frasi o pensieri rivolti alla commemorazione, parchi tematici o giardini della memoria. Abbiamo scelto quindi di dare compimento a questo impegno e lo abbiamo fatto realizzando in un luogo simbolo del nostro territorio proprio quel Quadraro di cui si parlava prima, perché oggi è protagonista di questo importante capitolo di giustizia e di legalità all'interno del nostro territorio, dove attraverso la realizzazione di un muro lungo via Decio Mure, quindi un muro di tamponamento di una delle scalette della salita del Quadraro, si è resa disponibile una parete che, mediante i fondi per la cultura, abbiamo affidato a degli artisti, in modo particolare sono gli artisti del muro che già avevano operato anche all'interno del Quadraro, che hanno realizzato, vedete qui in questa fotografia che è stata realizzata il 17 aprile del 2018, altra data storica perché il 17 aprile ricorre l'anniversario del rastrellamento del Quadraro a proposito di memoria, e quest'anno, il 17 aprile 2018, sono stati insigniti della medaglia d'oro al merito i superstiti del rastrellamento del Quadraro, attraverso un'azione che è partita proprio da questo municipio, proprio da questa consigliatura, è stato uno dei primi atti della nostra giunta, voluto dalla nostra presidente Monica Lozzi fortemente e portato avanti con il territorio. In quella circostanza abbiamo organizzato un'altra giornata
insieme alle nostre scuole, al mattino siamo stati in Campidoglio, al pomeriggio siamo stati invece proprio alla salita del Quadraro e insieme alle scuole del territorio, qui è anche rappresentato un insegnante, il professor Sileto, che insegna in una delle scuole del quinto municipio, perché abbiamo realizzato la cosa a cavallo, l'abbiamo fatta noi nel nostro territorio, però abbiamo invitato anche il quinto municipio con cui condividiamo il Quadraro, infatti accanto a me c'è l'assessore alla cultura del quinto municipio e abbiamo inaugurato solennemente questo murale che, come voi ci avete indicato, è dedicato al muro della memoria con una frase che racchiude il senso di questo testimoniare il passato proiettandoci verso il futuro. In effetti questo luogo qui emblematicamente rappresentato l'artista David Vecchiato in arte di AV ha scelto, è uno dei più quotati street artist del nostro panorama, ha scelto l'immagine emblematica del Gala da Morente, accompagnato però da una frase di un gruppo rap piuttosto quotato all'interno del territorio romano per sottolineare il collegamento tra passato e presente in questo dialogo che poi caratterizza quella zona, perché secondo il percorso che sta portando avanti la Commissione Quinta si caratterizza come il distretto culturale Memoria e Futuro, quello del Quadraro. E in modo particolare è stato rappresentato emblematicamente Sisto 40. Sisto 40 che purtroppo uno dei reduci dei superstiti storici del rastrellamento del Quadraro, che un contributo fondamentale ha dato alla trasmissione della memoria e che non è riuscito ad ottenere il riconoscimento perché è venuto a mancare nell'ottobre del 2017, quindi pochi mesi prima del riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica della medaglia al merito agli altri superstiti. Gli abbiamo voluto tributare noi, dietro vostro impulso, questa memoria e nell'immagine si vede un Sisto giovane rastrellato che cede lo spazio al Sisto 40 maturo degli anni invece della vecchiaia, dell'anzianità, in cui ha trasmesso i suoi ricordi per una vita, non ha voluto parlare di quegli episodi, negli ultimi anni della sua vita lo ha fatto all'interno delle scuole per dare ai nostri ragazzi una testimonianza vissuta, attiva di impegno civico e noi l'abbiamo voluto ricordare così. Quindi il senso del partecipare è il senso di far parte di un percorso. L'abbiamo iniziato nel 2016, l'abbiamo portato avanti piano piano facendolo crescere nella consapevolezza, perché altrimenti calato dall'alto non avrebbe avuto alcun significato. Siamo felicissimi di raccogliere da voi le indicazioni su come vorreste che fosse il Consiglio dei Giovani. Il nostro tempo Consiglio quasi dei scaduto. Giovani sarà, è l'ultima slide, anzi l'ultima diapositiva, il senso di questo nostro Consiglio dei Giovani sarà un Consiglio dei Giovani che non decidiamo noi adulti, ma che decidiamo insieme a voi, perché se noi andiamo avanti potreste non seguirci, se noi vi veniamo dietro potreste non sapere dove condurci, se noi invece vi camminiamo a fianco, questa è una citazione da Albert Camus, non è la mia, saremo invece amici per sempre ed è questo il senso del nostro percorso che si sostanzierà nella settimana della scuola pubblica che quest'anno abbiamo deciso di organizzare, la settimana della scuola pubblica del settimo municipio tra il 17 e il 27 maggio 2019, quindi una settimana piuttosto allargata che avrà il suo fulcro nel giorno del 23 maggio, un'altra data importante, anniversario della strage di Capaci, che noi vogliamo sia lo stimolo per fortificare e rafforzare il nostro impegno civico a favore della comunità. Una settimana da costruire insieme a voi. Grazie. Bene, solo due minuti in più, assessore De Santis. Non si riesce a farla smettere quando è troppo appassionata. Oggi è stata anche abbastanza brava. Allora, il consiglio sta per chiudere, io vi ricordo di non andarvene, vi invito veramente a firmare tutti i consiglieri, studenti e professori
il modulo, adesso lo distribuiamo, quindi non... Ringrazio anzi l'assessore De Santis per avercelo ricordato, perché tutti lo sapevamo, poi presi da mille cose, poi magari ci dimentichiamo di farlo, quindi ben venga il fatto che ce l'abbia ricordato, lo facciamo tutti ora, adulti e giovani insieme, perché penso che sia importante per tutti quanti. Grazie a tutti per la partecipazione, un bel consiglio e io spero di vederne altri in futuro, spero che riusciamo veramente a mettere su questo progetto ambizioso che avete... Ah, oggi pomeriggio in Sala Rossa, mi ricorda l'assessore De Santis, ci sarà una tavola rotonda, giusto? Sui diritti dell'infanzia, perfetto. Con l'illustrazione dei servizi municipali, in modo che tutti sappiate cosa offre il municipio. Perfetto. Riguardo al progetto invece, veramente speriamo, facciamo in modo che si realizzi tutti quanti insieme, sarà bello avere magari veramente non sarebbe bello avere un consiglio parallelo che lavora accanto a noi e per noi e ci dà linfa nuova, veramente. Il consiglio chiude qui, sono le 10:01. Va bene, sono le 11:05, quello 11:01 mi sembra tanto, le 11, sono le 11, il consiglio finisce qui. Chiudiamo e pronti per le firme.